Ciao ragazzi, buona serata. Un video serale perché ho le prove. Ho le prove che i nostri politici, quando c'è da lavorare intensamente, quando c'è da spendersi per le cose importanti, lo fanno. Lo fanno con intensità e con tanta tanta passione. Adesso vi leggo questo che dimostra tutto quello che vi sto dicendo, ragazzi. E sono entrato in possesso di questo documento importante che testimonia come i politici lavorino per noi. Roma, 25 maggio 2023. Prima, un like, mettete un like, non vi costa nulla, è gratuito. Iscrivetevi al canale, soprattutto se non avete cugini e se siete Forza Pep, Forza Pep, Forza Pep. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete la campanella per le notifiche. Roma, 25 maggio 2023. Cari amici, in riferimento alla finale di Champions League di Istanbul, in queste ultime ore il presidente Ignazio La Russa ha lavorato intensamente per ottenere le migliori condizioni. Volo 1090 euro ed include trasferimento in loco, assicurazione medica e assistenza gattinoni, cioè ragazzi, gattinoni, non vorrei dire, gattinoni. Oh, poi dite che i politici non fanno niente per noi. Biglietto 180 euro, posizione discreta, quindi ragazzi, ha lavorato per farvi vedere la partita anche da una posizione discreta, cioè per capirci a che livello siamo, ragazzi? Qua non si, non è qua. La politica fa, La politica del fare questo. Questa è la politica del fare. Il biglietto doveva essere pagato e scaricato direttamente dal portale della UEFA, perché, ragazzi, cioè, mica Papa e fichi. A ricezione del codice di conferma, quindi ragazzi, facciamo le cose fatte bene perché c'è di mezzo il presidente Ignazio La Russa che ha lavorato intensamente. Ragazzi, ragazzi, ma io non so se capite cosa vuol dire. Ha lavorato intensamente per questa nazione, ragazzi, per questo popolo, e voi dite che non fanno niente. Comunque, il totale è 1270 euro. Eventuali costi organizzativi verranno quantificati successivamente, ma massimo 30 euro in più. Cioè, ragazzi, questo tutto merito del presidente. La partenza è prevista da Milano sabato 9 giugno, in tarda mattinata o più probabilmente nel primo pomeriggio. Siamo in attesa che ci dicano su nostra richiesta se può essere prevista da Roma. Ragazzi, vi facciamo partire pure da Roma. Cioè, ma dove lo trovate un presidente così? Io non lo so. Questo paese dovrebbe baciare i piedi dove cammina questo qua. Il rientro è programmato in nottata dopo la partita, quindi dopo i festeggiamenti, sicuramente, no? Sarà nostra cura informarvi tempestivamente, ragazzi, perché allora, perché non si dica che i politici non facciano le cose fatte bene. E tempestivamente, ragazzi, tempestivamente, non appena avremo notizie sulla città di partenza e sugli orari, perché questa è la politica che organizza, ragazzi, non c'è burocrazia, questa è la politica che lavora, è la politica del fare. Ai fini organizzativi è necessario ricevere solo ed esclusivamente via mail, vabbè, la prenotazione, indicato il numero massimo di persone. La prenotazione per noi comunque non è vincolante. Potete
Potremmo infatti confermarla sempre via mail, eventualmente ridotta di numero nel breve tempo. Quindi, ragazzi, è tutto fatto bene, tutto preciso, perfetto. Restando in attesa di un cortese sollecito riscontro, vi salutiamo cordialmente. Ragazzi, non si dica che la politica dorme. Questa è politica del fare. Vi rilego la prima frase perché, cari amici, in riferimento alla finale di Champions League di Istanbul, in queste ultime ore, ragazzi, con tutto quello che sta succedendo in Italia, nel mondo, lui in queste ultime ore ha lavorato intensamente per ottenere le migliori condizioni. Ragazzi, è riuscito a farvi risparmiare anche. Cioè, ma io non lo so, ma dove lo troviamo un presidente così? Questa è la prova, ragazzi. Io penso che un like lo merita, questo video lo merita un like, perché sfata tutto il fatto del politico che non ha voglia di fare un cazzo, che non fa un cazzo, che se ne frega dei problemi della gente. Ragazzi, carta canta. Carta canta, è un documento reale. Quindi, ragazzi, cospargiamoci, soprattutto io che parlo male dei politici, cospargiamoci il capo di cenere. Vi ricordo volo, trasferimento in loco, assicurazione medica e assicurazione gattinoni, ragazzi. Cioè assistenza gattinoni. Cioè, ragazzi, qua mica si scherza, eh. Tanta roba, tanta roba. Forza Pep, forza Pep, forza Pep. Forza Pep, forza Pep, forza Pep, forza Pep, forza Pep.